Nel Vangelo di oggi, secondo Luca, dal capitolo 1, dal versetto 57 e seguenti, leggiamo: «Che sarà mai questo bambino?» si dicevano. «Davvero la mano del Signore stava con lui». Giovanni Battista è il solo santo di cui la Chiesa celebra non solo il giorno della morte con il martirio, ossia la sua nascita al cielo, ma anche il giorno della nascita a questo mondo. Giovanni è la lampada che prepara il Messia. Egli è la profezia e Gesù il compimento. All'origine della sua vicenda c'è Elisabetta, donna sterile e anziana, e Zaccaria, sacerdote che va ad offrire al Tempio di Gerusalemme. Sono giusti e irreprensibili davanti a Dio. Proprio a loro Dio si rivolge per compiere il suo disegno di salvezza. Giovanni nasce annunziato da un angelo a Zaccaria, a cui viene tolta la parola, non avendo egli creduto a quanto Dio stava operando. Nel grembo della sua mamma Elisabetta, Giovanni esulta, riconoscendo la presenza del Messia e Signore Gesù appena concepito nel grembo di Maria, che si reca a far visita alla cugina. Il Vangelo ascoltato sottolinea il nome che viene dato al bambino, perché ne indica la vocazione e la missione, nome datogli da Dio tramite il suo messaggero, e che Zaccaria fissa per iscritto su una tavoletta: Giovanni. In ebraico, Yoshanan, cioè il Signore fa grazia. I testimoni e i vicini sono ricolmi di gioia per questa nascita. Zaccaria, che era rimasto muto, vede sciogliere la sua lingua e canta il Benedictus, in cui ringrazia Dio e, rivolgendosi a suo figlio, dice: «E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade». Gesù dirà di Giovanni Battista: «Io vi dico, fra i nati di donna non vi è alcuno più grande di Giovanni Battista». Giovanni ha avuto sempre coscienza viva che lui non è la luce, ma è venuto a rendere testimonianza alla luce. Lui è una voce, ma Gesù è la parola. Lui non si ritiene degno di sciogliere il laccio dei calzari a colui che è il Signore. La vicenda di Giovanni si incrocia con quella di Gesù, al punto che gli eventi della sua vita, narrati dai Vangeli, non sono solo prefigurazione di quelli che accadranno a Gesù, ma anche contemporanei. La gioia della nascita di Giovanni Battista è motivo di gioia per tutti noi, chiamati come lui ad essere coloro che aspettano il Messia, che viene ogni giorno nella nostra vita a portare la salvezza, che lo riconoscono, che si mettono al suo servizio, che lo testimoniano a costo della vita, perché lui la dona, lui la salva, lui la porta alla gloria. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.